Lenny Bottai, siamo qui di fronte al Teatro San Marco. Voi siete venuti con uno striscione contestando l'arrivo del dirigente del Partito Democratico. Certo, abbiamo ricordato che i signori hanno votato poco fa all'unanimità in Parlamento Europeo l'equiparazione tra nazismo e comunismo. Questi signori oggi vengano qui, Romano ha traghettato Monti, hanno fatto gli interessi dell'elite finanziaria, di Confindustria, vengono qui e commemorano il Partito Comunista, il partito che è nato con l'idea di ribaltamento della società come ci abbiamo noi, di mettere in mano il potere e la ricchezza a chi lavora e chi produce, e sono qui per commemorare un partito davanti a una lapide dove ci sono 7 nomi, almeno 10 loro non li rivendicano, non si capisce cos'è che fanno qui. Loro stanno nei quartieri bene, non stanno più nei quartieri popolari. Se la sinistra oggi, già noi non siamo di sinistra, siamo comunisti, specifichiamo, perché l'accezione di sinistra oggi purtroppo dà un arco come questa gente, no? Comprende anche queste persone. Se oggi purtroppo abbiamo pagato in questa crisi la svendita della sanità, la svendita della scuola pubblica, abbiamo pagato la svendita dei servizi, banalmente lo dicevo dianzi, se oggi un esercizio che a causa del coronavirus deve stare chiuso deve pagare le utenze doppie di casa e come me di palestra, è perché questi signori hanno svenduto tutto quello che c'era, hanno realizzato quello che la destra aveva sognato. Voi pensate all'articolo 18, Berlusconi l'aveva sognato, barricate dei sindacati confederali tutti in piazza, e poi sono arrivati questi e l'hanno fatto loro. Questi sono peggio della destra, forse PD vuol dire peggio della destra. Ti ringrazio. Perché probabilmente sono questo, e non si capisce cosa fanno oggi a commemorare la storia di un partito che nasce con un'idea completamente diversa dalla loro.